Ultimo punto all'ordine del giorno, esame e approvazione schema di convenzione con la ditta Andreoli, Giacomo e Fili per la definizione delle situazioni relative ai mandati facenti parte dell'autorizzazione d'ufficio di Elio Marconi. Passerei la parola all'assessore delegato Bassi. Allora, questo punto all'ordine del giorno ci consentirà di chiudere un annoso problema sulla valutazione del Piano Marconi, nel quale, facendo un attimo una cronistoria, viene dalle aree di proprietà di sistemi di energia, ex Solcese, per le quali era prevista la destinazione a verde standard di abilità di servizi pubblici, nel momento in cui è stato fatto il progetto di piano di utilizzazione. E in seguito, prima della convenzione, il sistema di energia ha venduto questi terreni alla ditta Andreoli già come figli, i quali hanno richiesto di poter avere un lotto edificabile all'interno nonostante la previsione del piano fosse di terreni standard. Questo è stato un contenzioso che è andato avanti per parecchi anni. Nel frattempo il Comune ha realizzato la strada di PRG che collega via Marconi con via Bordolozio, sulla quale poi ci sono state appunto varie vicende anche legali e che hanno portato all'occupazione temporanea della strada da parte del Comune con un ricorso al TAR da parte della ditta. Entro il 12 di aprile 2013 il Comune dovrebbe espropriare il terreno. C'è stato appunto un contenzioso anche in merito alla corrispettiva che il Comune dovrebbe pagare per questi terreni, la ditta ovviamente fino a molto alto, il Comune ha fatto una valutazione più bassa e quindi è tutto nel ricorso al TAR. Questo comporta per il Comune ovviamente delle spese legali e tutto il resto e poi l'acquisizione di queste aree ovviamente a prezzi che probabilmente saranno più alti. Detto questo, abbiamo proposto alla ditta, abbiamo avuto dei contatti con la ditta, la quale a un certo punto ha proposto una soluzione, diciamo, bonaria, a tacitare diciamo, tutta la vertenza. E si tratta di questa soluzione che ci hanno esposto con un proposto di atto unilaterale d'obbligo nella quale praticamente la ditta cede tutti i mappali, tutti i propri terreni che ha all'interno del PLU Marconi e cede al Comune. Il Comune consente alla ditta di recuperare la volumetria che avrebbe in dotazione all'interno del PLU Marconi su delle aree di propria proprietà o disponibilità delle immediate vicinanze, sono un po' più ovale, e per la realizzazione appunto di fabbricati residenziali. La ditta continuerebbe comunque a pagare gli oneri di urbanizzazione che erano previsti se avesse per la volumetria che aveva nel PLU Marconi, sono 36.000 euro. E la ditta riceverà dal Comune l'importo che invece gli era dovuto per la cessione delle aree standard, quindi 20 euro al metro quadro, sono 26.000 euro. Quindi questi 36.250 meno i 21.700 euro che gli devono di compensazione delle aree standard, da un saldo per il Comune di 13-14.000 euro che la ditta verserà al momento in cui fa la cessione di queste aree. Quindi oggi siamo ad approvare una convenzione
convenzione, uno schema di convenzione, dando mandato magari alla Giunta per i piccoli ritocchi che si possono verificare rispetto al documento che è in bozza al Consiglio Comunale, per definire questi obblighi. Nel frattempo noi avevamo già provveduto a inserire nelle norme tecniche del PCT il recepimento di questo accordo che era appunto in fase di definizione. Questo è uno degli accordi che abbiamo cercato di portare avanti in questo anno e mezzo, questo è andato a buon fine e altri che speravamo, tipo quello che riguarda appunto il contenzioso che ancora c'era in essere su via Aldo Moro, purtroppo non siamo riusciti a definirlo e riteniamo sia un peccato soprattutto per i proprietari delle altre volte. C'era un'occasione per chiudere anche quella vertenza lì e avere il comune, le aree per l'allargamento della strada e loro, diciamo, dei vantaggi compensatori. Non siamo riusciti a farlo e di questo mi dispiace. Questo invece è una situazione che siamo riusciti a concludere e di questo possiamo veramente essere contenti. Ce ne saranno altre nei prossimi mesi per piccole definizioni di altre problematiche che ci sono in ballo e quindi li vedremo poi quando vengono. Tutto qua, se ci sono delle curiosità. Ma più curiosità, quello che dire questa cosa che adesso magari vediamo se la aspetta, comunque dietro queste cose c'è sempre un grosso lavoro di mediazione, di ragionamenti con le persone che vanno avanti anche vari mesi, eccetera. Che magari sul programma della costanza del sindaco bisogna andare a recuperare i soldi, questo è un altro tipo di costanza che quello che ha avuto l'assessore Bassi anche il sindaco per portare a termine queste cose, che magari possono essere poco percepite, perché alla fine su questi diritti qua non si pare neanche cosa sono, è più percepito magari mettere fuori le luminarie, che queste cose hanno per dire da parte dei cittadini, ma sono importanti, perché risolvono questioni vecchie e le sbloccano. In questo periodo che stiamo guardando anche il PCT, tanto per collegarci anche a quel ragionamento lì, e perché è un po' di dimestichezza con le tavole del vecchio PRG, di questa utilizzazione che sono più di 20 anni in diverso, io stesso non sono troppo giovane per ricordare quando sono parlato di queste cose, che sono in ballo, che sono questioni aperte, che hanno creato un disagio anche a tanta gente, perché comunque le utilizzazioni aperte, mai chiuse, cose, situazioni che non si portano mai a compimento, che non hanno dei disagi alle persone, alle famiglie, eccetera, del paese. Quindi questo è uno che adesso si chiude positivamente, oggi è consiglio delle cose positive, non so come mai, per me sono sempre tutte le cose. Che si riesca a chiudere questi discorsi, però veramente ci sono dentro mesi di trattative, di ragionamenti, eccetera. E tutto il PCT che stiamo cominciando a vedere, che penso che al prossimo consiglio dobbiamo vedere proprio anche il consiglio, è tutto orientato a questo discorso di chiudere una serie di capitoli che sono stati troppo lunghi, portare un po' rendere più omogenei tutti i ragionamenti che si fanno sul territorio e cercare un po' finalmente forse di dare anche un'uniformità. Bisogna arrivare un po' come il discorso del recupero di soldi da parte di varie situazioni, questo è un po' la stessa cosa. Si deve arrivare a un punto in cui si è andati un po' da una parte, un po' dall'altra, un po' troppo avanti, un po' troppo indietro, punto in cui si riesce a ricreare una situazione giusta di partenza e poi partire da capo con una situazione un po', diciamo, sanata, se il termine giusto, comunque un po' sistemata, perché in troppi anni ci sono state situazioni che andavano a degenerare, a creare problemi, eccetera. Si è riusciti, secondo me si sta riuscendo con lo sforzo di chi sta facendo questi lavori, che sono veramente, cioè io ad esempio non ci riuscirei sinceramente. Bisogna avere una pazienza enorme per riuscire a portare a termine queste cose. Si dice finalmente forse a chiudere i discorsi per poter ragionare a partire tranquillamente anche per i prossimi anni. Ripeto, queste cose servono magari, non si capisce neanche bene di cosa si sta parlando, le hanno copiate velocemente, ma per il lavoro che c'è dietro e per i problemi che risolvono sono molto più importanti di altre cose che magari si enfatizzano di più quando si parla del comune. Perché
questa cosa, i buchi sulle strade che ci possono essere danno fastidio a molti, ma questi sinceramente erano molti problemi che altre cose più percepite. Molti disagi anche, sì. Sì, creare un conflitto è una cosa semplicissima, si riesce. A volte la maggior parte di questi poi sono nati anche per certi atteggiamenti, insomma, di una certa arroganza da parte anche dell'amministrazione che non ha saputo, a volte anche con delle ragioni così alle spalle, ma non ha saputo capire che alcune situazioni vanno affrontate comunque con una certa, non dico diplomazia, ma con una certa cautela, con un po' di rispetto verso le persone, così. Quindi creare delle situazioni di conflittualità è molto facile, andare a risolverle vi assicuro, come consigliere di Zoni, il nostro capogruppo, che veramente è complicato perché si lavora su una situazione cancrenita, nel senso che noi comunque siamo il comune, siamo l'amministrazione contro la quale ci sono state ruggini pesanti nel passato e così via, e soldi spesi da ambo le parti, quelli che spende il comune nessuno li conteggia, ma quelli che spende il privato, la famiglia, a volte decine di migliaia di euro sottratti alla famiglia per portare avanti anche le questioni. Ma c'è una parte di certo, quando ci sono queste utilizzazioni sono negli anni fatte anche un po' così a caso, perché penso che si possa dire solo così, cioè gente che magari non sa a questo punto cosa fa se c'è, sta parlando di scelta che è importante, se uno va a costruire la sua casa subito in un punto piuttosto che in un altro, per quale una situazione, per questa è una, penso che sono anche tante altre cose, blocca anche altre situazioni, c'era tutta una cosa a catena. Perché questa non è l'unica che si è chiusa, anche altre sono chiuse, quando si trascinavano, penso al suo inferiore, e anche lì gente che per anni stava delle certezze, sapevano qua, ha mai sparato delle aspettative, piuttosto che hanno delle noie, dei fastidi per queste cose, e magari non sa neanche perché ha ereditato un terreno che non sa neanche di aver lì, e si deve stare per anni a col pensiero di dire come risolvo questa cosa qua. Certo, un piccolo passettino positivo che va nella direzione appunto che dicevo Roberto. Se non vi sono altre considerazioni favorevoli, sette, immediata esecutività di questa delibera, favorevoli, sette.